29 settembre, mobilitazione europea promossa dalla CES. Una giornata che punta, come ha spiegato il segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani, a rendere significativo un grido d'allarme contro le politiche e dei tagli portate avanti da quasi tutti i governi d'Europa, a scapito dello sviluppo e dell'occupazione. Una giornata che la CGIL ha deciso di dedicare in particolare alla lotta al precariato dei settori della conoscenza. Sono previste manifestazioni in quasi tutti gli stati europei. No, noi abbiamo pensato in Italia di promuovere una manifestazione da fare qui a Roma, Piazza Farnese, che si collega al posizionamento, alle scelte della Confederazione Europea dei Sindacati e alla quale parteciperanno sindacalisti di quattro paesi, esattamente a dimostrazione di questo raccordo tra le nostre battaglie e la battaglia del movimento sindacale europeo. Saranno presenti il sindacato tedesco, il sindacato francese, il sindacato spagnolo e un sindacato greco che parleranno insieme con me e gli altri intervenuti a Piazza Farnese nella giornata di mercoledì prossimo.